Ad aprile mi fan cadere il governo per la seconda volta e mi mandano a casa. E io vado alla stazione, mi fermo dietro la sua bella linea gialla e aspetto. Passa il treno, ne passano due, ne passano dieci, ma io fermo, non mi muovo, aspetto. E passano dei bei giorni. E la gente è preoccupata. Professore, ma sta bene, ma cosa fa ancora qua? E ci sono i pendolari che ogni mattina prendono il treno e tornano la sera e qua mi ritrovano fermo, sempre dietro la sua bella linea gialla, con la sua bella coerenza. I piccioni mi cagano in testa, ma io non mi muovo, non faccio polemiche. Professore, ma l'hanno tutta cagata, ma va bene. Perché la gente non è soltanto quella che vedi alla televisione, con quel cinismo, con quell'arroganza, no, ma c'è anche c'è la solidarietà, c'è la preoccupazione per l'altro, c'è quello che passa e mi lascia 2 euro, c'è la signora che mi lascia il bambino che va a comprare il giornale, sta ben qui che tanto il professore sta fermo da 2 mesi, non si muove, questa è la fiducia, questo è il paese reale, ma che la gente vuol parlare, la gente vuol capire, ti vuol dire i suoi problemi. C'è la signora Ignazia che viene tutti i sabati e mi vuol parlare e mi fa: professore, ma certo che quel Padoa-Schioppa lei era una gran testa di cazzo, sono opinioni. Io sto qui fermo, aspetto, non mi muovo. È arrivata l'estate e a mezzogiorno il sole mi fa ben penare, che sento quella goccia di sudore che scende piano piano lungo la schiena giù per la gambetta e sento anche un gran formicolio ai piedi. Non è un formicolio, sono proprio formiche. Ma io resto fermo, sempre dietro la sua bella linea gialla e aspetto, non mi muovo. Adesso è arrivato anche l'autunno e fa ben freddo. Il capostazione è preoccupato e qualche volta mi porta una coperta, qualche volta viene anche a farmi la barba. Questa è la solidarietà, questa è l'accoglienza. Lascia stare che non è mica il suo mestiere, che ci trema la mano e ogni volta mi fa ben sanguinare. Però bisogna anche capire il disagio della gente. Una notte, per esempio, sono venuti dei ragazzi con delle taniche di benzina. Adesso ci diamo fuoco a questo barbone, adesso lo bruciamo. Ma questo non strilla, non ci dà mica gusto. Non so, ma a me non piace la politica strillata. Si fa le cose serie. Se tu mi dai fuoco, io mi incendio in modo serio, responsabile, fermo. C'è la sua bella combustione da fare. Ancora piove. Piove sempre, c'è tanta acqua. Sospetto che nella scarpa sinistra ci vive su una rana, ma la lascio stare. D'estate si mangia belle zanzare, il paese reale anche questo, è pieno di rane. La neve, è tornato Natale, bella la neve. Speriamo che quest'anno non mi metto le lucette colorate addosso, che poi con la pioggia mi sono ben fulminato l'altra volta, ma tanto io resto fermo, aspetto, dietro la sua bella linea gialla e non mi muovo. Questi ragazzi fanno un gran polverone, ma sono mica capaci di trovare il compromesso e di mettere sempre d'accordo questo e quello. Così non lo batti mica Berlusconi, così vai a sbattere il grugno sempre più forte e si agitano, spendono tante energie. Veltroni ha già i capelli bianchi e adesso vedi che anche il Franceschini diventa bianco bianco. Erano giovani, ma il tempo passa anche per loro e dopo c'è ben la morte. Io sono sempre uguale. Io sono l'unico leader europeo senza metabolismo. Perché sto fermo. Sì, andavo pure in bicicletta, ma nessuno ha fatto caso. Mica pedalavo, stavo fermo. Questo è il senso dell'olivo. L'olivo è un albero, mica va a spasso. E io sto fermo, aspetto, non mi muovo.
perché verrà anche il suo bel momento che dovranno tornare qui da me, proprio qui alla stazione dove mi ha mandato, a dire: Romano, perdonaci, abbiamo sbagliato, ti abbiamo fregato già due volte, ti chiediamo perdono, ma solo tu puoi battere il Berlusconi. Ti prego, Romano, bisogna rifare l'Ulivo. E io allora dico: sarebbe la terza volta. E le garanzie? No, questa volta è scritto tutto nero su bianco dal suo bravo notaio. Questa volta niente democrazia. Tu sei il monarca assoluto con potere di vita e di morte. Cosa ci dici, Romano? Inginocchiatevi. Sì, sire, tutto quel che vuoi, ma ti prego, abbi pietà di noi, anche se ti abbiamo fregato, perdonaci, porterai mica rancore. E allora, sa! The Karate Kid.